Benvenuti a tutti. Oggi è lunedì, 4 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Il dialogo è la vostra specialità. Chiacchieroni lo siete per antonomasia, ma raramente come oggi i vostri discorsi toccano le corde segrete dell'interlocutore, spingendolo a cambiare idea con pieno successo. In vostro aiuto la Luna, potente e comunicativa il Leone, segno di fuoco in sestile al vostro e all'inquilino Mercurio istruito dal saggio Saturno, che in fatto di oratoria se ne intende più di Cicerone. A facilitarvi il compito un pubblico già educato alla vostra dialettica e con idee politico-sociali compatibili con le vostre. A dire il vero quasi identiche. Così parlò Zarathustra, scrisse Nietzsche, Ops. Zeus, di largo e vedute politicamente corrette. Caduta d'umore pomeridiana col passaggio della Luna in Vergine, segno mercuriano come il vostro ma molto più pragmatico e stringente, soprattutto quando si tratta di doveri. Ecco la lezioncina, parlare piace, ma bisogna anche mettere in pratica e dare il buon esempio, inutile criticare gli altri quando sotto sotto si agisce come loro. Tutto ciò che segue interessa o interesserà la città in cui vivete, ivi compresi trasferimenti, incontri, passeggiate, chiarimenti eccetera. I single troveranno vicino a loro la possibilità di incontrare persone nuove e interessanti. E anche il modo di vivere la società in cui viviamo. Provate con un colpo di spugna a mettere da parte ogni incomprensione ora con cuore verso alcune persone che in fondo vi vogliono bene. Provate a parlare loro con il cuore piuttosto che con la ragione. Giornata ottima per comprare vestiti e prodotti per la bellezza. Fascino sugli altri con i tuoi modi di fare. Il lavoro andrà molto bene. Sarai stimato e ammirato, anche dagli amici. Le comunicazioni saranno importanti. Favoriti viaggi o spostamenti anche brevi. Lasciate che sia il tempo a determinare e a decidere se il nuovo che vi accadrà oggi sarà positivo in parte o in tutto. Non lasciate in ogni caso nulla di intentato. La Luna incoraggia tutto ciò che farete con un'energia incredibile, luminosa e meravigliosa nel vostro cielo oggi vi guiderà quasi in ogni passo. Siate pratici e concreti. Mercurio saprà aiutarvi oggi nei rapporti con una persona che negli ultimi tempi sono diventati un po' tesi a causa di alcune incomprensioni. Malintesi chiariti e diverbi evitati. In fondo Mercurio è dalla vostra parte. Alcuni di quelli nati la lunedì e il mercoledì capiranno di non essere stati amati, le decisioni spettano a voi. Siete in tensione e preoccupati per qualcosa che sentite possa capitare. Tranquillizzatevi, sono soltanto preoccupazioni infondate. Un incontro inatteso potrebbe rallegrarti la giornata. Accoglilo con entusiasmo. I progetti per il futuro possono essere realizzati grazie alla vostra perfetta organizzazione e con un po' più di elasticità per quello che riguarda i tempi di realizzazione. Mettete l'abito più professionale che avete, perché vi si presenteranno molte occasioni e dovrete essere impeccabili. Novità tenerissime in amore, sia per chi è alla ricerca di un partner sia per chi vuole riallacciare dialoghi interrotti. Non abbiate paura di apparire esattamente ciò che siete, se gli altri non si sono ancora accorti di voi, lo faranno presto senza bisogno di forzare le cose. È un respiro ampio quello che avvertite all'inizio di questa giornata di piena estate. Sta entrando un'aria nuova nella vostra vita, aia che cambia in meglio gli scenari dove vi muovete. Venere nel vostro segno è la pittrice di panorami che vi rallegrano lo spirito, specie se siete nati dal 22 di maggio al 2 di giugno. Sorridete a un cielo fortunato, pronto per accogliere le emozioni più belle. Come anticipato da Paolo Fox, domani sarà importante avere prudenza in amore. Cercate di non avere troppe aspettative di fronte ad un primo incontro, ma rimanete coi piedi ben piantati a terra. D'altronde queste stelle preannunciano incontri, nuove storie, emozioni intense. Vi sono dei cambiamenti che non potete evitare e che vi stanno condizionando anche nei rapporti personali. Dovreste accoglierli per quel che sono e non per quello che potrebbero essere. Non fasciatevi la testa prima di cadere. Se vi terrete lontani da persone che hanno il potere di buttarvi giù, allora avrete una possibilità in più per emergere e dare finalmente una soluzione a tanti dilemmi.
portabandiera del vostro segno il piccolo Mercurio abbracciato alla bella Venere, entrambi in sestile sia a Marte, sia alla Luna, e se è vero che la bianca signora bisticcia con Saturno, a voi le loro beghe non interessano. Il vecchio dio della filosofia e del tempo vi sorprende tifando per voi durante una scarpinata in montagna o un picnic solitario nel bosco. Sottotono il pomeriggio con la Luna in Vergine, segno iperrealista e super organizzato, troppo per i vostri gusti, come conferma un'irritante quadratura, peccato perché condividete lo stesso governatore, Mercurio, anche tra le stelle la diplomazia non è sempre brillante. Amore ed Eros. Affettuosissimi, simpatici, adorabili scavezzacollo. Gli amici vi girano attorno come api sul miele perché siete divertenti, sempre pronti a nuove avventure e a qualche mattana. Piacevoli contatti anche da lontano con parenti e amici residenti in altri continenti. La rete avrà tanti difetti, soprattutto legati al suo abuso, ma mettere in comunicazione il mondo intero è stata davvero una gran cosa, almeno per voi che viaggiatori che adorate percorrerlo in lungo o in largo. Qualche mugugno familiare, specie dalla parte acquisita, troppo organizzati, troppo critici e pedanti per il vostro stile di vita eternamente naif. Cari gemelli, questo fine settimana di inizio luglio vi sta invitando a fare il minimo indispensabile, che comunque è tantissimo visto che voi non state mai fermi. Il consiglio è comunque quello di cercare di recuperare un po' di energie fisiche e mentali in vista della ripresa. Nettuno Pesci è ostile, ma solo per farvi riflettere bene quel che in amore vi interessa e vi fa battere il cuore. L'estate vi riporta la voglia di stare in compagnia con chi vi vuole veramente bene e non ha mai smesso di mostrarsi a voi fedele. È Venere la vostra guida, specie se appartenete alla seconda decade. Il pianeta vi fa scegliere tra un sentimento autentico e uno effimero, tra una passione durevole e un'altra bruciante e fugace. Marte, trovandosi nel segno del calore umano, l'Ariete, vi farà capire dove dimorano i vostri veri contenuti affettivi. Lavoro e denaro? Movimento, il caldo non vi spaventa, tra gare sportive, camminate o partecipazione a eventi pubblici con la vostra brava mascherina sul volto quando c'è assembramento, la mattina scorrere piacevole e veloce. Stallo solo nel pomeriggio, colti all'improvviso da una strana stanchezza, stavolta avete proprio esagerato. Rilassatevi leggendo o conversando amabilmente senza affrontare argomenti impegnativi come la politica, anticamera della polemica tra amici. Fate attenzione che l'ambiente di lavoro sia in regola con le leggi sanitarie e la vostra attività con il fisco. Chi saprà usare al momento giusto, potrà aprirsi spazi nuovi. Sempre Venere vi fa sprizzare energia da tutti i pori. La impiegate bene questa energia, dove si svolge la vostra attività in questo giorno fecondo, anche se non doveste lavorare. E la vostra allegria solleva pure gli altri da momentanee tristezze. Benessere. Giornata divisa in due, instancabili in mattinata, spappolati come pugili messi KO dall'avversario nel pomeriggio. Probabilmente avete bisogno di carburare con una cenetta sana e leggera, preparata da altri però, fesse per voi vi accontentereste di un delivery. Meglio ancora di un piatto di frutta e poi a nanna presto, domani sarà di nuovo lunedì. Per aiutarti ad acquisire sicurezza in questo mondo, è importante concentrarti su un regime di allenamento costante. Il beneficio è sia psicologico che fisico. La coerenza e la disciplina ti renderanno libero. Per lei, quanto vi divertite in gita, con amici simpatici a combinare mattana. Ma verso sera al principio del piacere si sovrappone il solito odioso senso del dovere, a casa fate un paio di lavatrici e con la velocità di sempre ammannite anche qualche piattino da surgelare per la settimana. Donne bioniche, capaci di arrivare a tutto senza farlo pesare. Per lui, casa dolce casa dice il proverbio, sarà anche vero, ma in giro, in spiaggia, nei boschi si sta così bene. Più dolce della vostra magione, un bel carrozzone modello Gypsy anni 50. Che ne dite? Colore delle emozioni, azzurro cielo. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 8.
Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.